Dunque, volevo farvi vedere come si potrebbe utilizzare Google Classroom, almeno al livello in cui l'ho visto nelle ultime settimane. Google Classroom è un qualche cosa che è diventato disponibile per tutti, credo, e in particolare, niente, si trova facilmente classroom.google.com e a questo punto voi potete crearvi dei corsi. Io ne ho già creato alcuni sono sperimentali. Per creare un corso, facciamo più, no? Quindi, innanzitutto creiamo una classe. Loro si accertano che non si faccia veramente un corso di quelli con i bambini, credo, perché se no ci vorrebbero dei programmi appositamente progettati. Ma noi che facciamo corsi tipicamente per adulti, possiamo farlo, ecco. Quindi andiamo con, diciamo solo ok qui, facciamo continuo e la classe che facciamo, diciamo, video, corso sperimentale, prova corso, va, giusto per vedere, prova corso, e poi gli mettiamo una sezione, quindi è un soggetto, quindi vabbè, qui probabilmente possiamo anche chiamarlo dopo, quindi corso elementare di prova, soggetto, insegniamo Google Classroom. Ok, allora quando abbiamo creato, cioè lui ce lo sta creando, abbiamo il nostro corso che è stato creato da noi. E quindi possiamo modificare il tema, ci sono dei temi a disposizione un pochino interessanti, quindi le gallerie, eccetera. Per esempio possiamo mettere il primo, giusto per Select Class Team, sono i pattern, cambia praticamente questa parte qua su. Cosa facciamo? Abbiamo sostanzialmente Google Classroom è composto da uno stream dove ci sono tutte le cose che succedono e le cose che succedono vengono catalogate in topics. Quindi topics, tipicamente io nel mio caso nei topic faccio un topic principale, quindi faccio un topic diciamo di introduzione e poi faccio un topic ad esempio per la prima lezione, cioè per esempio prima settimana. E gli mettiamo prima settimana e poi gli mettiamo via via seconda settimana, eccetera. Ora, la cosa interessante dei corsi online è che per evitare che la gente si perda, bisogna fargli vedere tendenzialmente poche cose. Quindi magari quando cominciate a organizzare il corso fate comparire l'introduzione e poi man mano fate comparire anche gli altri. Intanto così lo organizzate mentre lo state facendo. Ok. Allora, per esempio, nell'introduzione vedete che lui ti dice non ci sono dei post found e bisogna aggiungere dei post. Allora, i post che si possono aggiungere sono fondamentalmente announcement, quindi announcement sono dei post che voi dite annunciamo, cioè si farà questo corso. E vedete che se sono cliccato in introduzione me lo associa all'introduzione. E poi posso associargli degli attachment, quindi posso aggiungere dei file miei, quindi dal mio computer posso prendere per dire un documento di qualunque ordine e grado, quindi questo qui è un PPTX, altri file, ok? E posso, facendo così, lui prende, fa l'upload dei documenti, sono 2 megabyte, quindi vedete, lo tira su. Quindi su questo potrei aver messo dei testi, dei disegni, dei diagrammi, insomma tutto quello di cui ho bisogno. E voilà. E abbiamo praticamente un PowerPoint disponibile. Alternativamente possiamo mettere dei video, questa è la parte più interessante, possiamo cercare video, per esempio potrebbe esserci Google Classroom, dovrebbe esserci nel materiale. Ecco, questo qui ad esempio è un tutorial, possiamo mettere questo corso,
Poi possiamo mettere documenti, Google Doc, quello che vogliamo, quindi possiamo cercare nel mio Google Drive, insomma, se ho i documenti che voglio mettere, e poi posso anche mettere semplicemente dei link, quindi dei link possono essere per esempio anche delle foto, quindi possiamo dire per esempio rosa, se vogliamo mettere una rosa, dovrebbe essere possibile view image mettere copia image address e poi andiamo qua e mettiamo un link. Vediamo un po' se ce lo accetta. Add link. No, non lo fa vedere la cosa, però se uno clicca su questo link può accedere fondamentalmente alla rosa o insomma a quello che è. Magari se gliela mettiamo come attachment la fa vedere come cosa. Ok. Allora, quello che è interessante è che quando ho finito di fare questo announcement, faccio il post e diventa disponibile a tutti. Vedete che si vede il topic e si vede le varie cose che sono comprese. Su ogni post è possibile aggiungere un commento e il commento, quindi facciamo. È pubblico in questa fase, quindi diciamo io posso spiegare, ma un'altra persona, quindi uno studente, potrebbe poi scrivere o dire vari commenti. Adesso mettiamo solo SD. E nei commenti in particolare non si possono mettere delle immagini, almeno che io sappia. Quindi si mettono i vari commenti e nei commenti si può cambiarli e modificarli e cancellarli. Ho notato che se poi gli studenti probabilmente non hanno tutta questa flessibilità. Se io posso aggiungere anche delle... Dunque, reuse post non ho visto cos'è. Ah, si posso prendere un post fatto da un altro corso e riciclarlo qua, interessante. Oppure posso creare, diciamo, un questionario, quindi facciamo un questionario, diciamo, la domanda è quanto conoscete di questo argomento? Punto interrogativo. Qui c'è un'istruzione opzionale. Ecco, qui potete mettere quando è che pensate che le persone debbano rispondere, gli date un po' di tempo e lo associate a un topic. E poi potete chiedere a chi partecipa di fare una risposta corta. Ok. Oppure potete chiedere di fare una risposta che ha più cose, un po' multiple choice, cioè quindi opzione 1, diciamo tanto, poco, per nulla, insomma, potete mettere le varie opzioni. Per nulla. E poi anche qua potete includere praticamente quello che volete, quindi dei disegni, delle immagini, PDF, video, eccetera. E poi qui abbiamo il ask, che vedete che chiede, quindi viene chiesta praticamente quanto le persone conoscono di quell'argomento. Va bene. Poi, adesso vediamo anche l'ultimo pezzo che è l'assignment. Ecco, l'assignment è interessante, vuol dire dare dei compiti. Se io do dei compiti, allora i compiti sono compito. Due punti, fare le seguenti cose. E qui ci sono le istruzioni, no? Istruzioni. E le istruzioni possono essere date sempre allegando dei video, eccetera, eccetera. E si danno delle date di scadenza, al solito, nella topic. E si assegna il compito. A schedule probabilmente vuol dire che si può schedulare in un altro momento. Vediamo un po'. Questo non l'avevo ancora. Quindi si può dire compito schedulato. Voglio solo vedere un attimo. Quindi due date, gli diamo questa e gli diamo schedule. Credo che questo voglia dire quando è. Si schedula la comparsa di questo, però non ne sono sicuro.
Nel senso che magari è possibile fare un corso prematuramente e poi farlo apparire man mano. Ora, questo su per giù è un po' quello che è possibile fare, no? Quindi se poi a questo punto si clicca sul compito, si vede da parte di chi ha organizzato quanti l'hanno fatto e quanti non l'hanno fatto, e poi si può andare a correggere i compiti, no? Ora, facciamo un'altra cosa, quindi prendiamo un'altra mia identità, vediamo un po', questa, e io diciamo che voglio iscrivermi a questo corso. Ecco, in realtà ho fatto un piccolo errore, nel senso che torniamo nell'identità dell'insegnante. Ecco, l'insegnante cosa fa? C'ha i suoi corsi, vedete che ha quindi questa cosa, e poi c'ha la possibilità di ottenere. Dunque, vediamo un po'. Ha la possibilità di ottenere da qualche parte, lo so, about, allora, può invitare degli altri insegnanti ad aiutarlo. Ok, però dovrebbe esserci da qualche parte il about. Non avevo visto che dovrebbe esserci il codice di invito. Codice di invito. Torniamo al nuovo qua. Show deleted, view all. Qui ci sono tutti i corsi. Ma è possibile che non riesco. Ecco, in realtà questo è uno degli esempi in cui sembra, diciamo, intuitivo, ma non lo è. Quindi gli studenti che vogliono iscriversi devono avere un codice, quindi se vado a vedere gli studenti che sono in questo momento, vedete che non ce ne sono. Allora, gli studenti possono essere invitati dandogli un certo codice, quindi facciamo un copy. E qui si può dire se gli studenti possono commentare o meno. E ora andiamo praticamente in sempre Google Classroom e facciamo finta di essere uno studente. Quindi entriamo. Ok, diciamo che entriamo con un altro account. Ok, e qui possiamo col più inserirsi in un corso esistente, quindi facciamo join e andiamo a registrarci con il codice che ci è stato fornito. A questo punto vedete che io vedo esattamente tutto quello che è stato fatto, no? E tra le altre cose vedo anche, non so, tipo qui c'è un questionario e quindi posso provare a rispondere alle domande, quindi la mia risposta. Ok, quindi gli altri possono vedere le mie risposte e dico conosco tanto l'argomento. E qui posso anche scrivere un commento, quindi commento al questionario. Posso, qui c'è il commento, faccio submit. Ok, dice non posso cambiare le risposte. Ok. E vedete che qui mi dice chi ha risposto, no? Cioè che ho risposto 1 in questo caso e c'è il done in questa cosa. Ora, se io torno sul teacher che ho organizzato, vedete che mi è comparso lo studente, quindi posso mandare un'email direttamente allo studente, ma se vado nello stream e magari vado sull'introduzione. Vedete che quanto conoscete, allora, c'è il commento pubblico che mi sono fatto io come studente e poi si dice uno l'ha fatto. Quindi se io clicco su quello che l'ha fatto, mi vedrà praticamente, mi dice chi ha risposto, qui c'è praticamente la risposta, no? Chi ha risposto tanto e poi qui c'è la possibilità di dare dei voti, abbiamo visto. Quindi questo sono come forse una sorta di questionario. La domanda era questa. Se io faccio un edit della domanda, posso modificare questa domanda. Ecco la cosa che mi piace
poco, o non so come fare, che ero convinto che si potesse mettere più di una domanda, invece se ne fa una sola. Vabbè. Quindi se si vuole fare un vero e proprio compito in classe, diciamo su tre domande, bisogna farne n di domande. Torniamo un attimo allora al compito. Allora, ok, avevamo assegnato un compito, no? Il compito era compito fare le seguenti cose con le istruzioni. Noi torniamo da me. E qui c'era questo compito. Vedete che per gli studenti compare open. Allora, open vuol dire che quando si apre, vuol dire che si fa si fa il compito. E qui a questo punto si possono scrivere, qua non è fatto. Fondamentalmente per fare il compito bisogna normalmente attacciare dei file. Oppure creare un documento in questo momento, quindi disegni delle slide o dei, insomma, delle sheets, Excel, insomma, documenti. Oppure si possono anche fare dei commenti privati. Quando si è convinti di, per esempio, qui si può dire creo vediamo un disegno, quindi lui. C'è scritto questo disegno, quindi se io clicco sul disegno mi permette di modificarlo. Vabbè, adesso qui ci sono problemi di accesso perché sono. Comunque l'idea è che si possono mettere quello che si interessa. Quando si è finito, si pensa di essere arrivato alla fine del compito, si fa il turn-in. Quindi il turn-in, cosa fa? Dice che quel documento viene consegnato. E a questo punto il docente cosa fa? Può vedere, quindi sono Salazar, quindi posso vedere che uno l'ha fatto. Nel momento in cui l'ha fatto, posso vedere la persona e dargli dei punteggi. In realtà qui è possibile estrarre le informazioni in modalità Spreadsheet, Google Sheet o CSV per poter essere elaborate da fuori. Ma credo che più o meno le cose importanti. Ah, sì, una cosa sola che ho notato. Quando avete diverse cose, magari volete mettere questo in cima e magari avere un certo ordine. Quindi per dire volete avere prima questo. Poi questo e poi questo, no? Allora, visto che non c'è un riordino, almeno non c'era fino, non si può riordinare. Allora, l'unico modo per farlo è di farsi l'elenco dell'ordine che si vuole. E poi, partendo dal fondo, quindi se vogliamo avere questo l'ultimo, dobbiamo fare così e metterlo al top. Visto che è già al top, lo mettiamo lì. Poi il penultimo lo prendiamo e gli facciamo move to top. E poi via via facciamo tutti fino ad arrivare a quello che vogliamo in cima e in questo modo abbiamo l'ordinamento che ci interessa. Purtroppo questa tecnica è un po' sfortunata, no? Perché se voi avete veramente 20 cose non va granché bene, però diciamo che questo è un po' più o meno tutto. E mi sembra di avervi detto le cose base. Ah, tra l'altro vedete che qua nel link aveva messo anche la foto della rosa, quindi è venuto bene. Allora, questo è almeno la parte principale di Google Classroom, sia vista dal punto di vista dello studente che dal punto di vista dell'insegnante. Probabilmente ci sono tante altre cose dentro, può darsi anche cambi nel tempo e boh, credo che sia interessante per tutti da essere usato.